che buono. Ad Abu Dhabi Nokia si è presentata non soltanto con una gamma Lumia rinnovata, ma anche con una gamma Asha nuova, completamente diversa dai precedenti modelli, e con tre proposte: 500, 502 e 503. Sono tre modelli diversi, sebbene molto simili per caratteristiche generali e per linea, in quanto tutti sono dual SIM, quindi un valore aggiunto per chi cerca un prodotto economico ma con la possibilità di gestire due SIM. Il 503 ha il supporto 3.5G, quindi HSPA, veloce, connessione internet rapida e possibilità di navigare sul web, quindi con una maggiore fluidità. Gli altri due sono 2G. Il 500 ha una fotocamera da 2 megapixel, mentre gli altri due da 5 megapixel. La fotocamera è uno degli aspetti che comunque Nokia ha voluto curare all'interno della gamma Asha di economica come questa, perché nonostante siano 5 megapixel abbiamo delle buone caratteristiche hardware, una buona qualità. Potete vedere anche come l'immagine, nonostante non sia uno schermo HD, sia comunque piacevole da vedere, e abbiamo la possibilità di fare uno swipe per entrare nei video, uno swipe per le foto e un altro swipe per andare all'interno di tutte le varie settaggi e impostazioni. Sempre con swipe è possibile gestire l'interfaccia utente, che in tutti è simile, con una sorta di home con le applicazioni, e uno swipe per andare alle news del giorno, news che sono in realtà quello che abbiamo all'interno dello smartphone. Possono essere appuntamenti, possono essere collegamenti di Facebook, la musica e tutto quello che abbiamo fatto proprio durante la giornata. Un unico tasto centrale per tornare indietro, sempre all'applicazione precedente o nel caso della home all'interno del today o appunto della home. In alto la possibilità di gestire la parte delle connettività e una linea estetica particolare. Rispetto alla gamma Lumia infatti abbiamo una sorta di ulteriore cover trasparente, come se fosse incastonato nel ghiaccio, il telefono, con spigoli in realtà che sono abbastanza pronunciati. Una scelta estetica indubbiamente particolare. Giudizio, diciamo, non ci convince troppo. Forse una gestione senza questo ICE sarebbe stata comunque altrettanto carina, però è uno sforzo di design comunque apprezzabile su un prodotto comunque di fascia molto bassa. Volume, accensione e spegnimento, jack da 3,5 mm, jack per la micro USB, e pulito il lato inferiore con qui soltanto il microfono. Questo Asha 503, identici gli Asha 502 e 500. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Abu Dhabi Nokia World 2013.